vedo che manca ancora una persona, meno male, ho avuto un attimo di ansia. Gabriele Caccialanza, il fondatore del festival. Io vi auguro veramente di essere felici. Non voglio citare una vecchia canzone, canta sotto la pioggia, no? Cinghialenta, ma voglio dire, se piove, lasciamo che piove e sorridiamo lo stesso. Qual è la tua impressione sul festival? I promo mi hanno, come dire, coinvolto emotivamente. Ma ho visto soltanto i trailer, mi sembrano tutti molto belli e sono curioso di vederli, poi in commento so come è stato, te lo darò alla fine. La selezione che è stata fatta è una selezione che credo farà discutere, hai avuto modo di dirlo, anche argomenti diciamo inusuali. E per quanto riguarda gli eventi? Beh, quello in assoluto più interessante è senz'altro quel dibattito sul futuro della nostra Costituzione con tre personaggi, tre saggi appunto nominati da Napolitano per riscrivere la nostra Costituzione, e mi chiedo ancora adesso come hai fatto a coinvolgerli. Questo è un segreto che non rivelo. L'altro anno ci sarà questo 30° anniversario, per cui sarà un'edizione speciale. La Presidenza del Consiglio ci sarà, ci seguirà in questo senso? Io auspico di sì, compatibilmente con le disponibilità. Cerchiamo sempre di strappare durante queste interviste. Non è mia facoltà poter... Brindiamo al futuro del festival? Ah, certamente. Buonasera a tutti e benvenuti alla 17ª edizione del Gran Paradiso Film Festival. Ho deciso proprio di fermarmi a Cogne di Più per partecipare al festival, quindi ho deciso di far parte della giuria del pubblico perché volevo vivere questa esperienza completamente. Ho guardato la rivista, per ora mi incuriosisce l'universo verde. C'è la caratteristica comune ovviamente ai film naturalistici, però toccando diverse, come dirti, anime della natura, ecco. È una novità per me, quindi è tutto nuovo e penso che seguirò tutto con molto entusiasmo. Mi piace sempre. Tutti i film, cioè, mi sono sempre piaciuti. Ma mi aspetto che continuino a stupirmi. Viva! Come si risponde? Viva! Viva il lupo! Viva il lupo! Vous avez vu quelque chose, vous étiez déjà là ce soir. Oui, mais surtout je trouve que c'est très intéressant d'avoir un festival où
vous ne choisissez que 10 films. Mm-hmm. Et pas... Enfin, c'est, bien sûr, c'est très bien d'avoir plein de films sélectionnés, mais à la fin, que la sélection soit très étroite, je trouve que ça, c'est très agréable. Alors, bonne chance pour ce soir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Di questo incontro di Reum Natura? Ma innanzitutto Padre Marco mi sembra il personaggio più interessante. 87 anni e di testa è più giovane di tutti quanti noi. Per me è stata una bella occasione per conoscere anche Cone, un paese, un paesino molto bello, con le montagne attorno, gran paradiso. Non una montagna a caso. No. Stamattina quando sono arrivato con questa giornata smagliante quasi mi veniva di non venire qui, diciamo, di pigiare, di mettere gli scarponi e salire. Sarebbe stata una tragedia non avere il protagonista del nostro The Reum Natura. Vuoi darci qualche spunto per il prosieguo, perché il prossimo anno è il Sì, io il prossimo anno date le film brûlée. Suggerimento che questo festival venga ancora più promosso e ci sia più conoscenza ancora. Tutti film molto interessanti, diciamo sarà difficile scegliere. Cioè, oltre che essere belli i film, sono anche molto istruttivi, perché per esempio quello del Macaio, io non sapevo niente praticamente del Madagascar, invece guardando sto film ho ricavato delle informazioni. Vai anche a vedere dei luoghi che magari non avrai mai l'opportunità di visitare. Cioè, ci si chiede come sia possibile fare certe riprese. Evidentemente ci sono dei registi che sono dei maghi. Ecco. Ma quando ti è nato l'amore per il lupo? Ma il lupo è un amore anche di riflesso, perché in realtà seguendo il lupo si va in montagna, si va in questi luoghi che non sono i luoghi dell'alta montagna, la natura monumentale delle Alpi o la natura così di grandiosa, è una natura marginale, una natura dimenticata. A un certo punto non sai più se è veramente il lupo a ululare o è la foresta stessa che grida la sua identità di natura selvaggia. Abbiamo accolto il ministro qui a Cogne, l'abbiamo ringraziato per venire a parlare in un piccolo festival che parla di natura e di animali, e lui ci ha risposto che era molto felice di partecipare a questo festival e che andava benissimo parlare di animali purché non si parlasse di falche e di colombe. Questo... Possiamo sì dire che c'è una natura della Costituzione, il primo aspetto di questa natura è di essere frutto di una storia, ma non della storia contingente, non della storia effimera, quindi
Per questo per esempio è sbagliato, poi di questo forse parleremo anche nel nostro dibattito, immaginare i discorsi sulla Costituzione, sul cambiamento, sulle riforme come discorsi legati all'attualità. Che impressione hai avuto di questo pomeriggio e di questo anche pubblico di Cogne, questo contesto del Gran Paradiso, visto che è la prima volta che ci vieni? Sì, a Cogne è la prima volta, non in Valle ma a Cogne è la prima volta, ero già convinto che questo parco nazionale avesse, diciamo, nel nome la sua sostanza, esattamente, nel senso che questo non è un paradiso, è un gran paradiso. Forse questi incontri anche estemporanei d'estate nel Parco Nazionale Gran Paradiso possono aver prodotto qualche avanzamento, ce lo auguriamo almeno. Beh, non penso di tradire un segreto dicendo che sì, c'è stato anche questi momenti sono serviti anche per produrre qualche avanzamento. Speriamo non soltanto per le riforme, ma anche per la tenuta del governo. Certo. Il dibattito è stato simpaticissimo. Figurati che ho anche ben sopportato il fatto di stare 40 minuti a sentire il professor Onida su una balla di fieno. Il problema non è il professor Onida, è la balla di fieno, sia chiaro. Quindi. Allora noi ci auguriamo di poterti riaccogliere presto qui nel Gran Paradiso a Cogne. Grazie mille. Grazie. C'est vraiment particulier parce qu'il y a quand même beaucoup d'images qui ont été tournées dans la région. Alors c'est vraiment une projection particulière dans l'été. Et puis c'est la première fois qu'il passe dans un festival aussi. Oui, et puis c'est incroyable parce qu'on a fini de monter le film. Et quand j'ai fini de monter le film, je me suis dit, ah, c'est dommage, on aurait dû le présenter au Stembeko. Et ce soir-là, je reçois un mail de toi, donc de la Fondation, en disant on termine la présélection lundi prochain. Et finalement ce soir on est là. Mille e una traccia. Sì, anche a me senz'altro mille e una traccia. Il film che mi è piaciuto di più è Macai, il paradiso perduto del Madagascar. Il film che mi è piaciuto di più è Il ritorno delle upupe. Il film che mi è piaciuto di più è L'orso del libro della giungla. Il film che mi è piaciuto di più è stato Macai, il ritorno dell'isola. No. Dalle montagne ho imparato ad applaudire lo spettacolo della natura senza fare rumore. Buonasera a tutti, benvenuti. Oh, buonasera a tutti. Oh. Che... Abbiamo un proprio viaggio. Ho finito. Ma come, cioè, così? C'è tutto sto imbarazzo. Ma guarda che quest'anno tu vedi tanta neve, ma gli altri anni non ce n'era così tanto. Quindi conserviamola col silenzio, come diceva Gramellini. Salta di palio frasca. È sempre così, tu l'hai conosciuto okay, stasera, ma è sempre così. Infatti lui di solito che fa pasticci nella scaletta, ma ho capito che... Lei ha sempre paura quando io sono su questo palco. Ah sì? Adesso anch'io. Bene.
del tacchino? No, non ho capito niente in questa serata qua, però se c'è il titolo, lo diciamo preciso, prima lo dice, lo dico. Lanciamo il ritorno. Il ritorno dell'Upupa. Applauso a tutti, grazie, buona serata, grazie. Forza Tony, forza la Valle, forza i monti.